Ciao, io sono Valentina del blog Le ricette di Valentina e qui sul canale YouTube vi do consigli per utilizzare al meglio la vostra friggitrice d'aria. Oggi vi farò vedere tre spruzzatori per olio che ho provato a lungo e ora sono pronta a parlarvene. Di soldi anche buttati perché ho sperimentato di tutto e di più e pensavo di aver trovato una soluzione con una marca in cui riuscivo anche a ricaricare di nuovo l'oliatore e trovate il video qua sopra. Sono giunta ad avere solo più tre spruzzatori d'olio definitivi che ho provato e testato per diversi mesi prima di girare questo video. Il primo è uno spruzzatore che non è ricaricabile, usa e getta, della marca Spray Leggero, che sono un olio extravergine 100% italiano e una volta che è terminato bisogna buttare via, però un litro d'olio ha una resa infinita perché comunque spruzzandolo se ne usa molto di meno e si ottiene una bella dispersione e quindi la resa è tantissima. Questo spray ha un erogatore molto nebulizzante, si può dire, quindi è spray come fosse lacca per capelli, oppure fa la goccia, oppure fa il filo. Io lo compro direttamente sul loro sito in 6 bottiglie. La scatola mi sembra che venga sui 33 euro con la spedizione, ma si trova anche su Amazon e in alcuni supermercati più forniti. C'è anche nel flacone da 250 ml e poi sul sito trovate un sacco di aromi tipo peperoncino, aglio, rosmarino, addirittura l'olio di avocado, l'olio di cocco ed è veramente eccezionale come tipo di nebulizzazione, dopo ve lo farò vedere nel dettaglio. E se non avete la friggitrice d'aria va comunque bene tipo per ungere le teglie, le padelle, per nebulizzare una superficie di una focaccia, è veramente un'ottima soluzione. Però appunto, ripeto, non è ricaricabile, una volta che è terminato bisogna smaltire la bomboletta. Quindi, girando sempre sui vari siti online, eccetera, sono arrivata a questo nebulizzatore che nasce per nebulizzare le piante con l'acqua, però la sua pompa, che basta schiacciare qua e lui spruzza, nebulizza abbastanza, nel senso che non è molto preciso e fa un getto a ventaglio che però con un po' di manualità, un po' di polso si riesce a ricoprire bene le superfici senza tipo spostare una panatura e quindi è molto valido e economico perché su Amazon mi sembra che una bottiglietta costa sui 7 euro con la spedizione. Io forse questa l'ho presa su AliExpress e l'ho pagata tipo 2-3 euro, ma secondo me si trova già anche nei negozi di casalinghi. Ho visto, ma non ho ancora acquistato e provato, che hanno cambiato la punta. Vedete, questa è così che spruzza a ventaglio, ma nebulizzando. Hanno fatto un erogatore che evidentemente spacca di più il getto e si apre di più, non è più a ventaglio secco. Quindi questa è una buona soluzione economica, tiene anche abbastanza olio, più o meno un 300 ml. Ed è pratico e anche facile da lavare perché è plastica, eccetera, anche la sua componente, è facile da ricaricare perché ha l'imboccatura larga e non serve neanche un imbuto. E c'è, mi sembra anche bianco, non so se ci sono altri colori, comunque è una buona soluzione economica, ricaricabile, quindi anche ecologica, non precisissima, ma fa il suo lavoro. L'ultimo invece è quello a cui tengo di più. Che vederlo così è molto anonimo, e mi è capitato di scoprire questa tecnologia guardando dei reel su Instagram in cui vedevo gli americani che avevano questo nebulizzatore ricaricabile senza gas all'interno, perché lo ricarichiamo noi, che nebulizza quasi come questo, ma è assolutamente ricaricabile, ecologico e ha una tecnologia, se vogliamo, molto basica, che però è pazzesca. Praticamente, allora, la bottiglia si presenta così, quindi è anche bella da tenere in cucina esposta. La particolarità di questa bottiglia è che non bisogna mai riempirla tutta, ma si riempie tipo solo fino a 2/3 così, perché c'è bisogno di uno spazio d'aria. Questo perché? Perché vedete che il tappo ha questa cosa qua, che adesso è un punto perché si sporca. E mentre il nebulizzatore classico, quello di una bomboletta. Prima
di spruzzare bisogna introdurre aria all'interno del flacone in questo modo. Ecco. Quando vedete che il tappo comincia a fare resistenza, la bomboletta è carica e poi riuscirete a nebulizzare quasi come il primo spray. Ed è una figata perché ci va un po' di olio di gomito a pompare tutte le volte, però è assolutamente ecologico, non sposta le panature, nebulizza in modo uniforme usando pochissimo olio, e quindi direi che questa è assolutamente la mia scelta definitiva per cuocere con la friggitrice d'aria, ma anche per condire in modo più leggero una semplice insalata. Adesso vi farò vedere nel dettaglio i loro oggetti e come funzionano. Partiamo da spray leggero, ovvero questo qua, così vedete bene anche la confezione, e vi faccio vedere i vari tipi di spruzzo che ha. Allora, premendo poco, avete il getto così, la goccetta, oppure si nebulizza. Vedete che è molto preciso, molto pratico, velocissimo, e l'olio ha un ottimo colore e vi dico anche un ottimo sapore. Passiamo a questo, che è quello meno preciso, ma comunque, siccome è economico, ha una buonissima resa e un ottimo risultato. Basta premere qua e si spruzza. Anche questo, a seconda di come si schiaccia, si può modulare il getto. Vedete, è un pochino meno preciso e più forte, però comunque ricopre bene le superfici di olio ed può essere utile con la friggitrice d'aria. E infine abbiamo questo che ho appena caricato, quindi vi faccio vedere. Vedete che non è nebulizzante come l'altro di spray leggero, però comunque riesce a spargere l'olio sulla superficie senza essere violento ed è abbastanza uniforme. Ed ecco, ancora meglio così adesso. Quindi direi che questo è ottimo per avere un prodotto ricaricabile col proprio olio preferito ed è veramente, veramente comodo con la friggitrice d'aria. Come al solito vi lascio in descrizione del video i link di acquisto di tutti e tre. E se avete domande scrivetemi, io vi risponderò con piacere se posso. E intanto seguitemi sul blog per le ricette per la friggitrice d'aria, perché ne pubblico sempre. E fatemi sapere se ne avete già provato qualcuno, se appunto avete altre domande in merito all'uso e secondo voi qual è quello migliore. Sicuramente come precisione di getto è questo qui, però a me dispiace il fatto di gettare via e di sprecare materiale eccetera, e quindi questo lo utilizzo solo per determinate cose più precise, più come può essere magari ungere qualcosa che normalmente andrebbe fritto, tipo magari un bombolone o le chiacchiere di carnevale, perché è veramente più intenso e più coprente. Mentre questo qua è quello che utilizzo tutti i giorni perché mi permette di usare l'olio che preferisco, quindi anche olio di semi eccetera, e lo trovo molto comodo anche solo per condire un'insalata, e questo c'è, e quindi appunto si può utilizzare anche per una grigliata se usate il barbecue, queste cose qua, perché essendo che è più potente e più, come si dice, più a getto lungo, può essere anche molto utile quando non ci si deve molto avvicinare alle cose. Se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciatemi un like, seguitemi anche sulla mia pagina Instagram e soprattutto andate a leggere le mie ricette sul blog. Alla prossima!